Che si trova al mio posto, cioè a parlare di fotografia, a parlare di contenuti fotografici e anche di tecnologia, cioè tutte le cose legate alle novità fotografiche, fa fatica anche a capire se qualcosa di nuovo è una strada che si è aperta verso un futuro roseo e una rivoluzione fotografica o se magari è soltanto un esperimento, una goccia nell'oceano che finirà poi nel dimenticatoio. Cioè mi viene in mente per esempio la fotocamera Litro, si pronuncia così, fotocamera che doveva essere rivoluzionaria perché potevamo scegliere il punto di messa a fuoco a posteriori dello scatto, in realtà poi è morta lì e si continua a mettere a fuoco prima dello scatto. Quindi le novità di carattere fotografico che arrivano in questi ultimi periodi vanno un pochino ponderate, cioè vanno prese per quelle che sono, cioè con un po' di entusiasmo per la novità, ma stando un pochino attenti perché non è detto che quella sia la futura direzione della fotografia. Prima di continuare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like al video, condividerlo. Vi invito a iscrivervi al canale, iscrivetevi, non vi costa assolutamente nulla e al massimo vi iscrivete, ci mancherebbe. Date un'occhiata poi anche alla descrizione che contiene un sacco di cose interessanti, i miei link Telegram di offerte giornaliere su Amazon, i miei link Instagram, offerte tech, offerte fotografiche. Date un'occhiata alla descrizione perché non è messa lì a caso. Perché questo preambolo sulle novità fotografiche? Perché è uscita una novità in sordina fino a un certo punto, perché comunque se ne è parlato abbastanza anche in ambito tech, non soltanto fotografico, e non se ne è parlato però con un'eco gigantesca, perché parliamo di Samyang, un produttore di lenti di terze parti cinese. Ad alcuni fa storcere un pochino il naso, ad altri invece suscita entusiasmo, perché comunque negli anni è migliorata. Da lenti fondi di bottiglia che costavano poco, completamente manuali, siamo arrivati a lenti, alcune economiche, alcune meno economiche, comunque da prendere in considerazione, perché magari non sono le lenti eccelse di Canon, le lenti eccelse di Nikon, le lenti eccelse di Sony, ma sono comunque delle lenti che fanno più che il loro lavoro. Cosa succede? Che Samyang presenta Remaster Slim. Cosa vuol dire? Una lente molto, anzi più di una, insomma, un sistema di lenti a gruppo ottico intercambiabile. Cosa vuol dire? Che fino ad oggi siamo stati abituati a una lente che è fatta nel proprio modo, la costruzione fisica è quella, e qualunque altra lente è costruita in maniera completamente diversa. Cosa succede? Che ultimamente sta succedendo una cosa di questo tipo, cioè che alcune lenti cominciano a essere molto simili tra di loro, magari un 20 mm è uguale a un 35 mm nelle forme, nelle dimensioni, anche nel filtro, e cambia sostanzialmente soltanto il gruppo ottico, senza stare a sottolineare che poi in molti casi viene sostituita la baionetta e la lente rimane la stessa per diversi sistemi fotografici, Nikon Z, Sony FE, Canon, quindi Canon RF. Quindi diciamo che la versatilità di alcune lenti orientali di terze parti è maggiore rispetto alle lenti originali, perché una lente per Sony prodotta da Sony sarà compatibile solo con Sony. Vi immaginate una Sony che produce una lente compatibile per Nikon o per Canon? Sarebbe una cosa veramente assurda. Sta di fatto che questa Samyang Remaster Slim non è altro che una lente con la capacità di avere il gruppo ottico smontabile, cioè la lente, il barilotto rimane esattamente lo stesso, e ad un prezzo al momento soltanto in Oriente, ad un prezzo di circa 197 euro, si può acquistare un 21 mm f3.5, un 28 mm f3.5 o un 32 mm f2.8. Stessa lente, identica lente, niente zoom, ma con gruppo intercambiabile. Qualcuno potrà dire: vabbè, esistono gli zoom, è vero, ma questa è anche una lente pancake, quindi una lente molto compatta, molto piccola. Sta di fatto che Samyang dichiara di aver prodotto una lente che simula in qualche modo l'utilizzo analogico su determinate fotocamere. Al momento è disponibile soltanto per sistema FE, ma non è detto che le cose poi arrivino anche su
Questa arrivi anche su altri sistemi. Diciamo che esistono poi ovviamente alcuni limiti che sono legati all'apertura del diaframma. 28 mm 3.5, 21 3.5 non sono effettivamente il massimo, anche se sappiamo che 21 mm 3.5 è relativo, cioè non è che dobbiamo fotografare a... Sappiamo come funziona, insomma, l'utilizzo dei grandangoli. 32 f2.8 comincia già a essere una cosa più interessante. Qualcuno scrive che effettivamente è un limite non indifferente. La realtà è che comunque con i pancake difficilmente scendiamo al di sotto dei 2.8. Forse qualche pancake f2, se non ricordo male, Sony. Però... diciamo che non si ottengono lenti particolarmente più luminose. Lente per Sony APS-C al momento, e vedremo se questo apre in qualche modo il futuro ad un nuovo tipo di lente. Sta di fatto che un altro cambiamento fatto da Samyang per questo tipo di obiettivo, che comunque sembra anche abbastanza economico e plasticoso, detto sinceramente, e ovviamente considerato che il gruppo ottico è intercambiabile, è inutile dire che non è nemmeno tropicalizzato, ma stiamo parlando di 200 euro. Non è specificato, ho letto diversi articoli, ma non è specificato precisamente se questo acquisto di questa lente include tutte e tre diciamo i kit, cioè se è un kit unico per ottenere tutte queste tre focali, oppure si acquista una focale e poi c'è l'opzione per le altre, ma credo che sia circa 200 euro per avere tutte le focali assieme. Un altro cambiamento molto interessante, brava Samyang, diciamo anche era ora, è il fatto che, se ricordate bene, Samyang per aggiornare i firmware delle proprie lenti dava la possibilità di acquistare a parte, quantomeno per Sony, una specie di docking station collegabile via USB-C alla quale si attaccava effettivamente la lente e poi si poteva aggiornare. La cosa è un po' fastidiosa. Perché? Perché comunque devi comprare una docking station, devi comunque avercela dietro, eccetera. Mentre altri produttori, come ad esempio Viltrox, hanno adottato una soluzione molto più semplice, cioè integriamo una USB-C direttamente all'interno del barilotto. Quindi dalla parte dell'aggancio, della baionetta, c'è una USB-C, finalmente anche su questa ottica Samyang, e probabilmente lo sarà anche per le future ottiche. Questo aggiornamento firmware può essere fatto direttamente senza docking station. Allora, rivoluzione o soltanto un esperimento? Beh, sicuramente un esperimento a tentone. Già l'idea che non venga distribuito globalmente questa lente ci fa capire una cosa molto semplice, che Samyang ci sta provando e vuole vedere come vanno anche un pochino le vendite nella propria zona di interesse, cioè in Corea. Poi vediamo se distribuirla in tutto il mondo e se effettivamente è un nuovo modo di presentare una lente e riuscire a contenere ancora di più i costi, offrendo comunque una maggiore versatilità. Immaginate comunque che per 200 euro vi comprate il 21 mm, il 28, un 32 mm. Non è male. Al momento, anche se voleste rimanere in una fascia stra-economica queste lenti, comunque un 400-500-600 euro per tutte e tre le dovete spendere, male che vada, per la lente più economica in assoluto. Veramente una cosa interessante. Non so sinceramente se può essere un cambio di rotta in un futuro, magari per le lenti di terze parti. I grossi produttori immagino che sarà difficile che adotteranno un sistema di questo tipo. Fatemi sapere sotto in descrizione, qua sotto, cosa ne pensate, se potrebbe essere effettivamente una piccola rivoluzione nel mondo fotografico. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo, date un'occhiata sotto la descrizione che contiene un sacco di cose interessantucce. Noi ci vediamo al prossimo video.